Bene, abbiamo visto la volta scorsa il concetto di intorno, di un numero reale, quindi con 0 appartenente a R. Intorno di un numero reale è qualunque intervallo aperto che contenga x con 0 stesso. Questa, se volete, è la definizione di intorno. Quindi ogni numero reale ha in realtà infiniti intorni. Basta prendere un intervallo aperto che abbia quel numero. Ok? Dal punto di vista, se volete, della rappresentazione, un intorno lo potete immaginare come un segmento. Quindi, se prendiamo questo come asse reale, qui abbiamo il nostro x con 0, qualunque segmento che contenga questo punto è un intorno del punto stesso, chiamiamolo i. D'accordo? Se, e deve essere aperto, quindi non contiene gli estremi. Ok? Quindi essendo aperto, non contenendo gli estremi, dato che contiene almeno x con 0, in realtà contiene infiniti punti, perché gli estremi non possono coincidere con x con 0, se no sarebbe un intervallo chiuso. D'accordo? L'intorno potrebbe anche essere un intorno non limitato, perché qualunque intervallo è anche un intervallo non limitato, potrebbe essere prendendo tutti i numeri che stanno a destra di un punto a sinistra di x con 0. Non è detto che l'intervallo sia per forza di cose illimitato. Okay, abbiamo visto poi il caso semplice di intorno circolare. Nel quel caso di x con 0. In quel caso x con 0 è punto medio dell'intorno stesso. Quindi se l'intorno che consideriamo ha come estremi A e B, allora il centro dell'intorno è il valore medio degli estremi, A più B mezzi, e il suo raggio, quindi questo è il centro, è il raggio dell'intorno. Permesso, È la buongiorno. sua semiampiezza, un istante solo. Bene, riprendiamo. Abbiamo visto il centro, il raggio dell'intorno è dato dalla sua semiampiezza, cioè R vale l'estremo superiore B meno l'estremo inferiore A diviso 2. Ok? Quindi graficamente, se questo è x con 0, qui avrò B, l'estremo superiore, che è il centro, più il raggio, e qui l'estremo inferiore A, che è il centro, meno il raggio. E questo è il nostro intorno, in questo caso circolare di A, di x con 0, scusate. Abbiamo visto che una proprietà fondamentale dei punti che appartengono all'intorno, io indifferentemente uso la stessa parola, cioè indico numeri e punti nello stesso modo, perché in realtà ogni punto che sta sul nostro asse ha una coordinata, cioè individuato da un numero, e viceversa, ogni numero è rappresentabile come un punto. Quindi uso i due termini indifferentemente. Ogni una delle x che stanno qui dentro, okay, ha una distanza. Fatemi indicare in rosso da x con 0 questa, che è più piccola del raggio. È un po' come nel cerchio, no? Ogni punto interno al cerchio ha una distanza dal centro che non può superare il raggio, perché altrimenti sarebbe esterno. Quindi la differenza tra, quindi, qualunque sia x appartenente all'intorno di x con 0, di raggio R, ha questa caratteristica, che
la sua differenza rispetto al centro, quindi x meno x con 0, in valore assoluto è più piccola del raggio. Se fosse uguale al raggio avrei gli estremi, ma siccome l'intervallo è aperto, gli estremi non ci sono. Per questo qui c'è il simbolo di minore e non minore uguale. Okay, questa espressione si legge dicendo che la differenza tra x e x con 0 è minore di R, raggio dell'intorno. Ok? E questo si può esprimere ancora in modo ancora più generale dicendo che x approssima o è vicino a x con 0 per, cioè con un'approssimazione la cui entità è inferiore e meno di R. Questo formalizza l'idea di un numero che approssima un determinato valore. Quindi quando approssimiamo valori, in realtà diamo degli intorni, degli intervalli. È chiaro? E qui l'approssimazione può avvenire per eccesso nella parte destra di x con 0, per difetto nella parte sinistra. In alcuni casi si distinguono le due. Questo l'altra volta non l'avevamo ancora visto. Se per esempio ho un intorno destro di x con 0, allora questo è fatto da, fatemi prima fare il grafico. Se questo è il nostro x con 0, da tutti i numeri che sono in eccesso rispetto a x con 0, fino a un determinato termine. In questo caso qui avremo x0 più r. Quindi un intorno destro è fatto in questo modo. L'estremo inferiore è x con 0, l'estremo superiore è x con 0 più r, dove r è il raggio, e l'estremo sinistro è incluso, quello destro no. Quindi questo, se volete, è un intervallo atipico. È formato da tutti i numeri, cioè da un insieme di numeri, che se volete approssimano x con 0 per valori in eccesso a x con 0. In questo caso, questo si traduce dicendo che se x appartiene all'intorno, x meno x con 0 è minore di r. O se preferite, l'estremo inferiore x con 0, quello superiore è, scusate un secondo, qui non va x con 0 ma va 0. Tutti i numeri la cui differenza rispetto a x con 0 è o positiva o nulla. Allora, qui ho un intorno destro, cioè se mi interessa questo punto, okay, per intorno destro prendo un insieme di numeri tutti più grandi di questo, cioè da questo in su, fino a un certo valore. Okay? Mentre nel primo caso, se ho un intorno e basta, ho sia numeri più grandi che più piccoli, qui posso considerarlo come su due, in due parti, quella a destra e quella a sinistra. Quella a destra contiene numeri che sono più grandi di x con 0, fino all'estremo superiore che sarà x con 0 più il raggio. E questo intorno, che include x con 0, ma non l'estremo superiore, lo chiamo intorno destro di x con 0, mentre intorno sinistro, per forza di cose, sarà il contrario. Intorno sinistro è formato da numeri che sono più piccoli di x con 0. Qui ho il nostro x con 0. Qui ho x con 0 meno r e l'intorno sinistro è formato da x con 0 compreso fino a x con 0 meno r escluso. Quindi
è un insieme che ha, scusate, l'estremo inferiore x con 0 meno r escluso, quello superiore x con 0 invece incluso. Quindi tali che x con 0 meno r è minore di x è minore o uguale a x con 0, o se preferite, x meno x con 0 è minore di uguale a 0. Scusate, ho scambiato il segno. Ops. Ecco. Volevo cancellare questa parte, qui c'è lo 0 e qui c'è meno r. Ok, la parte sinistra. Quindi qui approssimo x con 0 per valori in difetto a x con 0. Ok? O volendo cambiare di segno, si può anche scrivere così, anziché avere x meno x con 0, ho x con 0 meno x, scusate, questo non è x, in questo caso qui ho 0 e qui ho r, indifferente. Ci sono domande? Vediamo ancora una cosa prima di affrontare il concetto di limite, sappiamo così, poi ce la facciamo. Immaginate di, esempio, costruisci un intorno di x con 0 che vale, che ne so, 5 di raggio 2. Quindi abbiamo sull'asse reale, qui cade il nostro 5, qui c'è il 6, qui c'è il 7, l'8 e via dicendo. 4, 3, 2, eccetera. Se x con 0 è il centro del mio intorno e il raggio è 2, allora l'estremo superiore, abbiamo detto, b vale centro più raggio. In questo caso sarà 5 più 2 che è 7. Mentre l'estremo inferiore sarà il centro meno il raggio, che è 5 meno 2, che è 3. Quindi il nostro intorno di centro 5 e raggio 2 sarà l'intervallo aperto 3, 7. Cioè tutti i numeri reali, tali che x è compreso tra 3 e 7. E quindi la cui differenza, qualunque x appartenente a questo intorno, è tale che la sua differenza meno il centro, cioè tutti questi x differiscono da 5 per meno di 2. Questo è il centro e questo è il raggio. Quindi tutti questi numeri qua, il nostro intorno è fatto così. 3 escluso, fino a 7 escluso. Tutti questi numeri, tutti questi dentro questo segmentino verde, sono numeri la cui differenza rispetto a 5 è più piccola di 2. Ok? Quindi qui approssimiamo 5 per meno di 2. Posso anche costruire un'approssimazione un pochettino più stretta, più piccolina. Immaginate sempre di fare un intorno di sempre 5, ma di raggio 0,1. In questo caso i nostri numeri approssimeranno il 5 per meno di un decimo o di 0,1. Quindi qui avremo un intervallo il cui estremo superiore sarà 5 meno 0,1 e quello superiore sarà 5 più 0,1. Cioè, nel nostro caso 4,9 e 5,1 saranno i nostri estremi. Cioè, la differenza, tutti i punti appartenenti a questo nuovo intorno avranno una differenza rispetto a 5 più piccola di 0,1 o
o di un decimo se preferite. In questo caso avrò ovviamente un intervallo molto più piccolino di prima. Qui avrò x con 0 che è 5, qui ho 6, qui ho 4, quindi il nostro intervallo sarà grande più o meno così. Ok? Vediamo anche quest'altro esercizio, se posso. Vado avanti? Tutto chiaro? Facciamo l'esercizio inverso. Immaginate di avere questo intervallo, tutti i numeri tra 1 e 7. Ok? Qual è il centro di questo intervallo e qual è il suo raggio? Beh, qui abbiamo, intendendolo come A l'estremo inferiore e B l'estremo superiore, il centro è il punto medio dei due estremi, quindi nel nostro caso 1 più 7 mezzi, per gli amici 4, e il raggio è la semiampiezza, quindi estremo superiore meno estremo inferiore diviso 2, 7 meno 1 mezzi, cioè 3. Quindi questo è un intervallo, è un torno circolare di 4 di raggio 3. Ok? Ci sono domande? No, perfetto. Allora, questo, possiamo cominciare a vedere, cominciamo stavolta, poi proseguiremo la volta scorsa, il concetto di limite. Cercherò di andare piano perché è un concetto piuttosto delicato. Facciamo un passetto indietro. All'inizio dell'anno abbiamo visto cosa si intende per funzione, alcune sue caratteristiche, eccetera, eccetera, in particolare il dominio. Immaginate una funzione come questa, f di x che valga, che ne so, x alla seconda meno 4 fratto x meno 2. Una semplice funzione analitica algebrica razionale fratta di secondo grado. Ok? Il dominio di questa funzione, cioè l'insieme di tutti i numeri reali che posso dare alla x affinché sia calcolabile, sarà tutto R escluso il 2, perché al denominatore il 2 mi produce uno 0, quindi tutti i numeri reali. Vediamo anche in questo modo, con x diverso da 2. Perché in questo caso in 2 non potrei calcolarla. D'accordo? Quindi posso calcolarla dappertutto, ma non in 2. Domanda. Che succede? Cioè, come si comporta la funzione vicino a x uguale a 2? Diciamo x con 0. Poi so già che in 2 non posso calcolarla. Ma ha senso andare a studiare qual è il suo comportamento quanto più x si avvicina a 2. Non so se mi sono spiegato, cioè so che in 2 non c'è, ma vicino a 2? Allora, se x approssima 2, questo come lo formalizzo? Questo lo formalizzo 2, che è il nostro x con 0, dicendo che x appartiene ad un intorno di, in questo caso 2, escluso
il 2. In questo caso devo escluderlo perché so che in 2 non posso calcolarlo. Quindi in questo caso dirò che la differenza rispetto a x con 0 è sì più piccola di un certo raggio r, ma è sicuramente maggiore di 0. Questa parte mi serve per dire escludo x con 0, che nel nostro caso è 2. La differenza deve essere piccola, ma non nulla. Ok? Come si comporta la y? In questo caso il comportamento è abbastanza semplice, facile. Perché? Come si comporta f di x? Beh, se x non è 2, allora f di x posso scriverla in questo modo. Fattorizzo il numeratore, x meno 2 per x più 2, al denominatore ho x meno 2, e qui posso semplificare. Questa è un'operazione che faremo più volte, perché è una situazione piuttosto particolare, che verrà fuori in diverse condizioni. Ma qui mi serve per, tra virgolette, semplificare i calcoli. Questo lo posso fare, questa semplificazione è corretta solo se x meno 2 è diverso da 0, perché non posso comunque dividere per 0. Ma se x sta in un intorno di 2, escluso il 2, cioè se tolgo il 2 dalle sue possibili, valori, questa semplificazione è lecita. Perché questo numero non è 0, questo non è 0, hanno lo stesso valore, qualunque valore sia, tranne che lo 0, posso buttarlo via. Quindi, in qualunque intorno di 2, escluso il 2, la funzione è identicamente uguale a questa espressione. Quindi, se vale questa semplificazione, allora f di x si comporta come x più 2. E quindi, se x approssima 2, quindi se x approssima 2, attenzione, questo lo preciseremo, l'abbiamo già fatto in realtà, questa freccetta significa x approssima 2, si legge, o x tende a 2. Che significa? Significa che x appartiene ad un prescelto intorno di 2, escluso il 2. Allora, la nostra funzione, come si comporta? F di x approssimerà a quale valore, secondo voi? Qui è facile intuirlo. Se x approssima 2, x più 2, che valore approssimerà? 4. Non uguale, scusate, anche qui devo usare l'approssimazione. X approssimerà 4. Detto in altri termini, f di x appartiene o si trova o giace, se preferite, ad un intorno di 4 ogni volta che x sta in un intorno di 2. Ma x non può essere 2. Ok? Questo si esprime formalmente dicendo la seguente cosa. Se questo funziona, dico che il limite della nostra funzione, x alla seconda meno 4 fratto x meno 2, per x che tende a 2, vale 4. Attenzione, questo ci informa di diverse cose. Innanzitutto, quando il limite esiste, è un numero.
Il limite è un numero particolare. Possiamo generalizzare questo discorso, scusate, e dire che se vale questa scrittura, significa che il valore di questa grandezza, chiamiamola f di x, approssima questo numero ogni volta che x approssima questo. Questo mi consente di andare a esaminare qual è il comportamento della funzione anche in punti per essa patologici. Il 2 è patologico per la mia funzione perché non posso calcolarla lì. Però posso calcolare come si comporta la funzione lì vicino. Il lì vicino è formalizzato dal concetto di intorno o di approssimazione. E il come si comporta è specifico del comportamento della funzione, perché se non fosse possibile semplificarlo, questa funzione non si comporterebbe così in modo così semplice, ma vedremo casi anche più anche diversi. Ok? È chiaro il concetto? Questo in generale si può anche, come dire, astrarre dall'esempio concreto appena fatto, dicendo che quando scrivo così, cioè dire che il limite della funzione f di x è il numero L quando x tende a x con 0, significa dire che il valore della funzione, questo numero, questa grandezza f di x, approssima il numero L ogni volta che x approssima x con 0. Poi, il come calcoliamo quanto vale L è un altro paio di maniche, lo vedremo tra un secondo. D'accordo? Nel caso della nostra funzione di prima, se volete torniamo indietro, qui la funzione si comporta come x più 2, cioè se ne facessi il grafico cartesiano, qui avrei, ecco, qui c'è 2, qui c'è 4, qui c'è 2, ecco, la funzione ha un grafico fatto in questo modo. È equivalente alla rete x più 2, però nel punto 2 ha un buco. Questo punto qui le manca, perché lì non posso calcolarla. Però man mano che la funzione appartiene a un intorno di 2, cioè x appartiene a un intorno di 2, la y appartiene a un intorno di 4. Facciamolo tratteggiato anche qui. Proprio perché il suo grafico è quello lì, cioè il suo grafico è identico a x più 2, tranne che nel punto 2, perché questa funzione nel punto 2 non esiste. In tutti gli altri punti è fatta in questo modo. Qui l'ho segnato in rosso, ma in realtà questo qua è un buco, eh? Cioè, il grafico della funzione ha tutti i punti tranne questo qui. Ripeto, per come è fatta la funzione, se x approssima il punto 2, y approssima il punto 4 e viceversa. Quindi, ecco il senso di queste freccette. Dire f di x freccia destra 4 significa f di x approssima 4, cioè si trova in un intorno di 4. Quale intorno? Uno opportuno. In realtà abbiamo già visto che ogni punto ha infiniti intorni. Ok? Allora, precisiamo meglio adesso questa scrittura in generale, al di là del nostro esempio. Dire questo significa dire che, cioè posso dire che la funzione f di x ha come limite L quando x tende a x con 0, con L numero reale e x con 0 numero reale. Attenzione, x con 0 non è detto che debba per forza appartenere al dominio. Prima abbiamo fatto il limite per x che tende a 2 e 2 era fuori del dominio della funzione. Okay?
Dire questo significa dire che scelto un intorno di L, okay, quindi un intorno I centrato in L e di raggio, boh, chiamiamolo epsilon, con epsilon positivo. Quindi prendo per esempio l'intorno L-epsilon, L più epsilon, intervallo aperto, scusate, aperto anche dall'altra parte. Allora esiste un intorno di x con 0 di dato raggio, diciamo di raggio delta, anche delta positivo ovviamente, tale che qualunque sia la x appartenente all'intorno di x con 0 di raggio delta, da escluso, tolto x con 0, che non è detto che faccia parte del dominio, allora la corrispondente f di x appartiene all'intorno di L di raggio epsilon. Cioè, oppure, se f di x differisce da L per meno di epsilon, quindi f di x appartiene all'intorno di L di raggio epsilon, allora x è in un intorno di x con 0, cioè differisce da x con 0 per meno di delta, con epsilon, cioè l'ampiezza del raggio intorno che determina delta. Quindi ripeto, fissata l'approssimazione che voglio per L, determino qual è l'approssimazione che mi serve per x con 0. Quindi scelto questo, determino o esiste l'intorno di x con 0. Vediamo l'esempio del caso di prima. Esempio. La nostra funzione f di x, che vale x con la qua, seconda meno 4 fratto x meno 2, con x diverso da 2, e quindi in questo caso valeva x più 2, approssima il numero L4 quando? Beh, andiamo a vederlo. Quindi traduciamo nel nostro caso la differenza f di x meno L minore di epsilon. F di x è x più 2, L è 4. E epsilon lo lasciamo arbitrario, l'ampiezza dell'intervallo è quella che è, con epsilon positiva. Qui basta togliere le parentesi. 4 meno 2 fa meno 2. E quindi vediamo che questa disequazione è valida, cioè f di x approssima L quando x approssima 2. Quindi x in questo caso significa che x appartiene a un intorno di 2 di raggio epsilon, dove epsilon è identico a delta. Nel caso del nostro grafico, forse graficamente si vede un poco meglio, fatemi rifare il grafico quasi decentemente se ci riesco. Qui c'è x, qui c'è y, 1, 2, anzi facciamo un po' più piccolini. 1, 2, 1, 2, 3 e 4. Ok. La nostra funzione si comporta così.
qui c'è il in 2,4 questo punto manca, però quando y appartiene a un intorno di 4, qui c'è il punto 4, quindi qui avremo 4 più epsilon e qui 4 meno epsilon. La corrispondente x che leggo dal grafico sta in un intorno di 2. Qui avrò 2 più epsilon e 2 meno epsilon. Quindi tanto meglio la nostra f approssima il 4, tanto meglio la nostra x approssima il 2, senza essere uguale a 2. Questo è legato al fatto che la funzione ha la forma che ha. Ok? Tutto chiaro? Vediamo ancora un caso ancora più semplice, dove non serve neanche una minima acrobazia algebrica. Chiudiamo questo. Vediamo questo esempio. Immaginate di avere questa funzione. Insistiamo con le rette perché è la cosa più semplice. Immaginate che f di x sia 3x meno 2. Questo come dominio tutto R, quindi qui non ci si pongono problemi. D'accordo? E immaginate che ci interessi il comportamento della funzione nell'intorno di, che ne so, 1. Anzi, nell'intorno di 2, se no viene troppo facile. Quindi vado a calcolare qual è il limite per x che tende a 2 di 3x meno 2. Quando la funzione è come questa, è calcolabile in tutto il suo dominio. Okay. Vedremo che appartiene a una classe di funzioni molto speciali, le funzioni continue. Per calcolare il limite è sufficiente, come ragionevole aspettarsi, prendere questo punto e sostituirlo a x. Quindi qui ottengo 3 per 2 meno 2, cioè 4. Quindi qui il limite L vale 4. Verifichiamo applicando la definizione di limite. Quindi sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x vale L se e solo se quando f di x meno L è minore di epsilon, allora x meno x con 0 sarà minore di delta con delta determinato in funzione di epsilon. Questo traduce in simboli l'addizione f di x approssima L quando x approssima x con 0. Nel caso nostro avremo che la funzione è 3x meno 2, il limite è 4 e epsilon è l'intervallo, il raggio del nostro intervallo. Risolviamo questa disequazione. Tolgo le parentesi. Ecco, qui c'è meno 2, qui c'è meno 4. Qui meno 2 meno 4 fa meno 6. Qui posso raccogliere un 3 e dividere per 3. E qui ho epsilon terzi, che devo dividere per 3. A destra e a sinistra. Ecco il nostro x con 0, ecco il nostro delta. La disequazione è risolta quando la differenza tra x e 2 è più piccola di epsilon terzi, che è il nostro raggio del nostro intorno. Quindi se qui ritrovo il numero che c'era qua sotto, vuol dire che il limite è verificato. Ok, qui funziona. Quindi
se avessi sbagliato a calcolare il limite, mi vedete che invece che scrivere 4 qui avessi scritto 5 o 7 o qualsiasi altro numero, se risolvo questa disequazione col valore di L sbagliato, mi viene un valore di x con 0 che non è questo. È facile verificarlo. Ok? Per oggi penso che ci fermiamo qui.